Chiara Ferragni e Fedez a un passo dal divorzio. Lei va dall'avvocato insieme a mamma Marina, la tensione è alle stelle. Ci siamo. Il divorzio di Chiara Ferragni e Fedez è ormai pronto per essere ufficializzato. Cosa succede a Milano? Come sappiamo, negli ultimi mesi l'influencer di Cremona e l'ex marito hanno dato da parlare a tutta Italia. La loro separazione è arrivata dopo lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni e la famosa azienda Dolciaria Balocco, e in tanti hanno giudicato male la decisione del rapper di lasciare il tetto coniugale in un momento così delicato. Dopo i primi attimi di silenzio, Fedez e l'ex moglie hanno iniziato a lanciarsi frecciatine via Instagram, scadendo nel più becero dei comportamenti. Ancora, poi, si è parlato di diversi flirt attribuiti a lui e, di recente, anche quello con Silvio Campara per ciò che riguarda lei. Insomma, le cose non potrebbero essere più chiare di così. È finito il tempo dei Ferragnez. Fedez e Chiara sono ufficialmente ex. Nel frattempo, infatti, i loro legali si sono occupati delle pratiche di separazione e, conseguentemente, di quelle di divorzio, che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi mesi. Proprio nelle ultime ore, l'imprenditrice digitale ha raggiunto il suo avvocato in compagnia della mamma Marina. Chiara Ferragni va dall'avvocato con la madre Marina. Chiara Ferragni e Fedez sarebbero vicini a un accordo per il bene dei loro figli. A quanto pare, per Leone e Vittoria è previsto un affidamento congiunto e questo vale a dire che, i genitori, rispettivamente, potranno passare lo stesso tempo durante la settimana insieme ai loro bambini, che fino a oggi hanno sempre e solo soggiornato in maniera fissa dalla madre. Le ultime novità circa il divorzio di Chiara Ferragni e Federico Lucia sono state riportate dal settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcune foto dell'ex moglie del rapper in compagnia di sua madre Marina Di Guardo, mentre entrambe escono dall'ufficio dell'avvocato divorzista al quale si sono rivolte. L'accordo. In un primo momento sembra che fosse stato stabilito che Fedez potesse vedere i suoi figli solo un weekend sì e uno no, adesso, però, la situazione è drasticamente cambiata. Le ultime news parlano di affidamento congiunto e i bambini frequenteranno rispettivamente la casa della mamma e quella del papà in egual misura. A questo, poi, si aggiungono dei dettagli sull'assegno di mantenimento. Secondo alcuni, Chiara Ferragni avrebbe chiesto 20.000 euro mensili all'ex marito che, però, si sarebbe categoricamente rifiutato, offrendone invece, solamente, 5.000, ma chiarendo che si renderebbe disponibile a pagare le spese sanitarie, sportive e scolastiche dei suoi figli. La reazione di Fedez. Al momento, comunque, Fedez non sembra voler esporsi su ciò che riguarda il divorzio da Chiara Ferragni. Attualmente il rapper sta anche affrontando l'arresto di alcuni dei suoi amici, nonché collaboratori. Cosa succederà nelle prossime settimane, quindi, è tutto da vedere.